tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Siamo finalmente qua per portare finalmente una Legendary Awakening. Ragazzi, ne abbiamo fatta una in live con Gohan LR, ma mi sono tenuto Black per un video ragazzi. Andiamo subito. Non è un damage test, non ho Elder Kai da dare ora a Black, che non andrei ad utilizzare. Comunque portiamolo ora a Goku, Black e Zamasu. Eccoli qua intanto. Partiamo subito. Prima Awakening, inizia già a costare molto. Non è bello, ve lo dico. Eccolo qua comunque. Vai. Ah, che bello. Dai. Dove siete voi due? Eccoli qua, ragazzi. Ah, super attack comunque al 10, ricordo. Per ora non li porto a S20, anche perché non so quanto andrò ad utilizzare questo team, sinceramente. Con l'arrivo anche di Gogeta e un possibile arrivo anche nuovo, no? Di Gogeta e Omega, non so quanto andrò ad utilizzare questo team, però per ora ragazzi li portiamo dell'R e li andiamo ad usare tutti assieme. Andiamo intanto ad awakenarlo allo stadio LR, ragazzi. Costa molto molto molto, costa molto. Andiamo, Dokkan Awakening, eccoli qua ragazzi, tutte le medagliette che vanno. Un farming un po' infinito, soprattutto per le medagliette di Vegeta, però eccole qua, finalmente. Quanto vi ci vuole ancora? Eccoli, finalmente. Ah, che belli, che belli! La seconda LR, la seconda LR pullabile portata dall'R, finalmente, sul canale. Sono attualmente full ability free, perché quello non potevo non farlo, però sono solamente full ability free, ragazzi. Semplicemente, diciamo che almeno quello glielo si dà, no? Comunque andiamo a guardare bene la carta. Tech Type Key più 3, HP, Attack and Def più 90%, solita leader skill degli LR, diciamo vecchia generazione, no? Di quelli pullabili. Poi abbiamo Super Attack, la 12 Key, l'Holy Light Grenade, grazie per sempre muoverti quando non devi, ma vabbè. Colossal Damage to Enemy and Raise Death by 30% per 3 turni. E poi abbiamo la 18 Key, Concerto Slash, Mega Colossal Damage ai nemici e Death più 30% per 6 turni. Ragazzi, portiamoli subito il più velocemente possibile al livello più alto possibile, che è quello più che altro è lo sbatti, nel senso non so quanti item tech mi sono rimasti, costi leggermente... Vabbè, 135 va bene. 135 mi va bene, ragazzi. Non gli do più altri item, anche perché sono a secco di Zeni ora. Che bello. Che bello, ragazzi, gli LR. Sono sempre belli da awakenare, no? Eccoli qua, intanto. 134 va benissimo, livello accettabile. Va bene, ragazzi, l'abbiamo portato finalmente ad LR. Ragazzi, invece di fare una boss rush, questo non è un video dove andiamo a fare ad esempio un SA10 da SA10 a SA20 damage test. Ragazzi, andiamo a fare un vecchio evento, ad esempio Super C17, che non ci ritorniamo praticamente da tanto tanto tempo, ragazzi. Torniamo qua e andiamo, se si riesce, con un team doppio Black. Ragazzi, è sempre un problema cercare certi team specifici che richiedono LR. È sempre problematico. Se non lo si trova, ragazzi, io voglio rannare il tutto con un Gogeta. Mi andrebbe anche bene un Gogeta, sinceramente mi andrebbe anche bene, sinceramente. Comunque so già cosa succederà. Cerco qua per un'ora e non lo troverò mai Black, so già quello. Va bene, ragazzi, ho cercato un pochino, sempre problematico trovare una certa carta, sempre problematico. Comunque, ragazzi, partiamo subito con questo team. Black LR leader, merged best friend, diciamo Goku Super Saiyan 3 Angel, Gotenks, Vegito Tech e il caro Bardock Tech con Gogeta Friend. Solamente perché Gogeta a sto punto è meglio di un 120% Goku, che però da 50% uno di chi ha tutti gli altri praticamente. Anzi, vabbè, ha solo due persone, perché alla fine si tratta solamente di Black LR e Merged, però non è un problema. Ragazzi, giriamo con un Gogeta Friend. Le turnazioni che vorrei fare sono un attimo Gogeta e
il caro carissimo Goten Super Saiyan 3. Vorrei vedere un po' come girano. Comunque partiamo subito Super C17. Non ci veniamo da veramente tanto tempo. Sappiamo tutti quanto è un odio questo evento, però ragazzi, andiamo a vedere un pochino, andiamo a vedere un pochino. Di sicuro sarà una cavolata farlo, ne sono abbastanza sicuro. Ragazzi, cioè, si tratta che semplicemente nel Giappa, ad esempio, uscì dopo Goku Super Saiyan 3, quindi con il Team Tech era facilissimo fare l'evento di Super C17. Comunque in questo team abbiamo anche molte special di chi bisogna fare un po' attenzione. Ad esempio Gotenks, se tira la 10 e la 12 è una special di chi, se tira la 11 è quella che invece fa danni. Ci sono molte cose come al solito un po' noiose, però che si possono tranquillamente gestire nell'ultima fase di Super C17. Iniziamo qua. Vabbè, no, in realtà no, mi va bene anche così perché possiamo metterli assieme. Avremo sempre il problema che questi due tirano sempre una special di chi, tutte quelle robe lì, però non è poi tutto sto gran problema, sinceramente. Possiamo anche andare tranquillamente, cioè, tanca già. Fai schifo Gogeta, lo sai, 1.500.000, fa anche schifo quello, ragazzi. Gogeta Super Saiyan 4 è OP, è veramente OP. Là, salve, 3 milioni di critico, ok. E vai, ok. Vai Gotenks, elimina pure, anche se una 12 che non è che fa tutto questo gran danno, infatti. Però l'abbiamo eliminato, almeno quello ce l'abbiamo fatta. Poi Vegito Tech, tanto perché è Vegito. Non vedo l'ora che esca l'evento di Vegito fisico, Super Vegito fisico nel Global, ragazzi, che finalmente potrò portare ad SA. No, perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Vabbè, me la sono giocata un attimo male. Comunque, non vedo l'ora veramente che arrivi Vegito fisico, Super Vegito fisico nel Global, così arrivano anche i Vegito normali, neanche Super Vegito, i Vegito normali che possiamo alzare finalmente l'SA a un personaggio come Vegito Tech, che, ok, non verrà mai giocato primo in turnazione per buffare gli altri, perché alla fine non è tutta sta gran roba, però, ragazzi, avendolo un po' ad ability, SA10, anche il crit, uno può anche pensarci sul crit, però per ora... No, va bene anche in questo modo, ragazzi, va bene. Però così ci assicuriamo la special di pugni. La cosa è questa, ragazzi, bisogna assicurarci una special di pugni ogni turno, perché se no non gli si fanno i danni, tutte le cose, diventa un po' difficile, no, da essere usato tranquillamente. Ok. Vabbè, eliminalo tutto tuo tranquillamente, proprio si può andare al prossimo con i due C17, Hellfighter e C17. Ehi, nella turnazione anche bella, sinceramente. Con tanto chi per Black LR, ragazzi. Possiamo anche... Ma, facciamo in questo modo. Evitiamo comunque di tirare una special che non serve. Teniamo un po' il key. Mamma mia, quanto tankano, fanno schifo, nel senso. Eccola qua. Riuscirò a tirarla 18 key? Più che altro è quello che mi chiedo. Vorrei tirare una 18 key. Mi piacerebbe. Dovrebbero tankare anche tranquillamente, proprio anche 12.000 ci sta. 12.000 non è affatto malaccio, dai. Merged dovrebbe fare abbastanza danno da eliminare tutto. Sì, ok, perfetto. Passiamo al prossimo. Gogeta lo mettiamo a tankare. Probabilmente Gogeta lo dobbiamo tenere subito a tankare. Però usare quelle orb mi fa schifo. Mi fa schifo e devo in realtà tenermele, perché vorrei tirare una 18 key, ma ormai non credo che serva neanche la 18 key. Dovremmo portarci a casa questo turno con tutta tranquillità, soprattutto se tira la special. Vero Gogeta? Vero Gogeta? Grandissimo Gogeta. Eccolo qua, sì, Gogeta, vai, poco P Gogeta. Più che altro serve un crit, non basterebbe, serve un crit per finire qua anche questo turno, così possiamo tirare una 18 key dopo, dai. Vediamo se ci gira bene il key. Non credo che sia molto fattibile, però... Anzi, beh, dai, c'è anche girato abbastanza bene, con tutta la sincerità. Non troppo male. Ok, non è un problema. Non sarà una 18 key, però... Se riusciamo a gestircelo, ragazzi. Anzi, vediamo un attimo una cosa. Mamma mia, intanto 143.000 d'attacco fa ridere. Vediamo un attimo una cosa. Quando è... lo ritroviamo fra un po', mi sa. Vabbè,
questo punto, vabbè, uno di key basta. Qua invece dobbiamo tirare per forza la 12 key o la 10 key, però tiriamo la 12, ragazzi, con Goten Super Saiyan 3, perché ricordiamoci, la barriera viene colpita prima dalle special di key, con sta roba, special di key, non di key, vabbè, però viene prima colpita dalle special di key, poi viene danneggiata dalle special come la 18 key o la special di Merged, che anche qua non gli fa nessun danno, non gli abbassa la barriera e tutte quelle robe. Vabbè, un po' di danno c'era comunque. Ecco, Gotenks special di key come al solito gli toglie la barriera, gli fa un po' di danno, mentre se... grazie mille, qua arriveranno tanti danni, ragazzi. 60.000 fa un po' malino, fa un po' malino, ma non è un problema. Mentre invece, ragazzi, se tiriamo la special di key durante il turno come si può dire, dove non bisogna usare, dove la barriera è giù, lo refilliamo di vita. Ste noie, ragazzi, è un po' noioso la cosa, un po' un casino da spiegare alla prima. È un evento difficile alla fine Super C17, ci sta come evento. Eccolo qua, vai. Solo? Ancora una special mi serve? Sei serio? Che palle. Ok, vai. Un po' di danno, va bene. A posto, va bene. Vai Vegito, ora tocca a te. Special di chi dovrebbe essere questa? Quindi un po' la barriera la iniziamo a intaccare. E se non sbaglio, ora la barriera è giù. Ok, perfetto. Dobbiamo tirare una 18 chi di Black. Finire questo evento con la 18 chi di Black. Per favore, gira bene il chi, gira bene il chi. Gira bene il chi, grandissimo. Grandissimo. Vai, è tutto tuo, Black. Vai. Vai proprio. Lasciamogli tirare le botte a Black, che dovrebbe terminare tranquillamente con questa special. Concerto slash. Eccolo qua, be gone. Crit finale anche. 1.859.000. Sì, ragazzi, se ci lasciavano il Team Tech quando... diciamo, se ci lasciavano il Team Tech prima, lo rilasciavano prima dell'uscita di Super C17, questa era la fine di Super C17 con un Team Tech anche Super Tech, ragazzi, è estremamente facile. Comunque, ragazzi, il team gira anche con Gogeta, un pochino di stazzi in meno, però se non si ha Gogeta è un ottimo PG da avere in team, un ottimo PG in generale, fa molti danni, tanca, è il mondo dentro il Team Tech, è veramente il mondo dentro il Team Tech, mi piacerebbe trovarlo. Comunque sappiamo, no, per ora, tramite le news, infatti le andiamo a vedere prima di lasciarci, ragazzi, sappiamo che hanno annunciato finalmente del tutto Gogeta e Janemba, però c'è anche un piccolo però, ragazzi, appena decide, eccolo qua, More Dokkan Thank You Celebration, non li andiamo a guardare perché tanto è la solita roba, ragazzi, li conosciamo tutti, sono veloci, però c'è una speculazione da fare, c'è una piccola teoria, no? Eccoli qua. Questi sono i due stage, Gogeta e Janemba. E dopo, per tutta la durata dell'evento di Gogeta e Janemba, ci sarà sempre Gogeta Super Saiyan 4 e Omega fisico. Secondo me ce li buttano dentro nella batch di Gogeta e Janemba. Secondo me ce li buttano dentro, Non, o sono nei ticket, o sono qua, ragazzi. Quindi... forse c'è una nuova possibilità di trovare Gogeta Super Saiyan 4. Giuro che mi piacerebbe... ok, Gogeta Int è fortissimo, eccetera, però mi piacerebbe almeno trovare una copia di Gogeta Tech. Sinceramente mi piacerebbe trovarlo. Detto questo, ragazzi, io direi che per questo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.